Oggi parliamo di nuovo di schede. I ragazzi di strumentimusicali.net me ne hanno mandate due che sono proprio l'opposto di quello che possiamo trovare sul mercato oggi, ovvero schede di livello cosiddetto consumer, tipo la Focusrite 4x4, e schede invece di livello pro, come la Apollo Twin X. In questo caso questa è la versione quad. Il dubbio che voglio sciogliere è: c'è davvero tanta differenza tra una scheda da più di 1500 euro e una da circa 200? Sì e no. Per testarle utilizzerò l'Aston Origin su entrambe, in maniera tale da eliminare la variabile microfono. Entrambe le schede hanno due preamplificatori microfonici e o due entrate di linea. In più, entrambe le schede hanno quattro output che ci possono servire a gestire una coppia di monitor e un'uscita 3 e 4 che possono essere un'altra coppia di monitor o quello che vi pare. La Scarlett ha in più altre due entrate di linea che ci possono servire a collegare ad esempio dei sintetizzatori o delle tastiere, mentre l'Apollo ha semplicemente i preamplificatori divisi dall'entrata instrument che invece si trova di fronte. Nel momento in cui usiamo l'entrata instrument, il preamplificatore 1 si disattiverà e l'ingresso 1 si occuperà delle chitarre. Tra le due la grossa differenza a livello di input e output è il fatto che sull'Apollo abbiamo un'entrata ADAT, cioè un'entrata ottica digitale, per cui ci serve appunto un cavo ADAT come questo, che è capace attraverso un segnale luminoso di trasportare fino a 8 segnali, quindi 8 canali in più. Questo significa che questa scheda, oltre ai canali che vedete a bordo, può essere espansa, ad esempio con un preamplificatore esterno, come ad esempio questo, con altri 8 canali, quindi possiamo registrare qualsiasi tipo di strumento, anche quelli che richiedono una maggiore quantità di microfoni. Questa è la mia voce attraverso l'Aston Origin e attraverso la Scarlett 4x4. È un sound totalmente dry, più avanti ci andrò a mettere invece un compressore ed un equalizzatore. Questa invece è la mia voce sempre attraverso l'Aston Origin, ma stavolta sto usando la Universal Audio Apollo Twin X. Anche in questo caso è un segnale totalmente dry, più avanti ci andrò a mettere sopra un compressore ed un equalizzatore. Questa è sempre la mia voce attraverso la Scarlett 4x4, stavolta un segnale con sopra un compressore ed un equalizzatore, per farvi sentire un po' come reagisce alla compressione e al trattamento dopo la recording. Questa è sempre la mia voce attraverso l'Aston Origin e attraverso la Apollo Twin X. Stavolta però c'è sopra un compressore ed un equalizzatore per farvi sentire un pochino come si comporta il preamplificatore a parità di microfono con un po' di trattamento e compressione post-recording. Altre funzioni degne di nota sono il fatto di poter decidere per canale sulla Apollo la possibilità di dare phantom ai microfoni, mentre qui la phantom è generale, quindi viene data a tutti e due i canali o a nessuno, di applicare un filtro passa alto per rimuovere eccessive basse dai nostri segnali in input e anche di gestire la controfase tra i segnali. Quindi, ad esempio, se stiamo registrando con più di un microfono, possiamo regolare la fase dei due microfoni direttamente in recording. È una piccola cosa perché comunque si può fare, diciamo, in post-recording con una semplice utility, però è una cosa in più per i più viziosi. L'unica vera differenza, a parte quella che potete notare o meno a livello di suono, la fa la connessione. La Scarlett ha infatti una connessione USB, quindi una connessione comunque molto veloce, ma che a seconda del vostro sistema, quindi a seconda del computer che userete, potrà introdurre più o meno latenza, ma comunque un po' di latenza l'avremo sempre, così come con qualsiasi altra scheda di tipo USB. La latenza, ovviamente, in tutti i casi, con tutte le schede, si può azzerare totalmente andando a lavorare in input monitoring, cioè dicendo alla scheda di farci sentire direttamente gli strumenti che entrano. Questo però ci renderà impossibile ascoltare in diretta gli eventuali effetti che abbiamo messo in traccia nella nostra DAW, per i quali appunto sarà comunque sempre presente un po' di latenza rispetto al suonato o al cantato originale. Schede come la Apollo hanno invece a bordo una cosa che si chiama
chiama DSP, cioè Digital Signal Processor, che è un vero e proprio processore, una sorta di piccolo computer che si occupa di fare soltanto i calcoli audio che riguardano la scheda e sul quale possiamo addirittura caricare dei plugin, ovvero i plugin nativi della scheda. L'Apple infatti arriva con un sacco di emulazioni di hardware analogico, sia amplificatori che microfoni, che compressori, equalizzatori, pedali, ed è possibile ovviamente caricarli in DAW, ma anche caricarli direttamente sulla scheda nel momento in cui ascoltiamo e o registriamo quello che stiamo suonando. Questo ci darà la possibilità di processare il nostro suono con i plugin all'interno dell'Apollo in tempo reale, totalmente senza latenza, grazie anche appunto alla connessione Thunderbolt. In particolare questa è una connessione Thunderbolt 3, quindi è compatibile con Mac, esiste anche la versione per Windows. In ogni caso avete bisogno del cavo Thunderbolt 3, che non è incluso nella scheda, costa 20 euro su Amazon, ve lo lascio comunque qui sotto in descrizione. Questa ad esempio è la mia voce che sta passando attraverso un preamplificatore Avalon valvolare e il Teletronics LA2A, cioè un compressore ottico sempre valvolare che apportano in tempo reale compressione e anche una certa dose di distorsione, saturazione e un'equalizzazione uscita dal preamplificatore sulla mia voce. Molto molto utile se abbiamo le idee molto chiare su ciò che vogliamo registrare, e molto utile anche in fase di monitoring. Infatti è possibile decidere sia di registrare quello che stiamo sentendo sia solo di utilizzare il monitoring, per cui adesso sentite la mia voce così com'è senza le emulazioni, ma io in cuffia continuo a sentire le emulazioni. Utile se abbiamo un cantante o se noi vogliamo una preview di come suonerà la nostra voce una volta compressa e equalizzata. La Scarlett è una scheda che fa tutto ciò di cui potete aver bisogno in studio e anche qualcosina in più, vedi ad esempio entrate e uscite MIDI che sull'Apollo non sono presenti, vi permette di gestire fino a 4 sorgenti in recording e vi permette di gestire ben 2 sistemi di speaker o di mandare fuori un altro segnale stereo oltre alle vostre casse. È una scelta estremamente economica, piccola, super portatile e adatta a tutti quelli che hanno un home studio più piccolino e non vogliono sforare col budget. La differenza di 1300 euro tra queste due schede non può essere giustificata, secondo me, soltanto da un boost di qualità sonora, perché a parer mio questo gap, e dipende da quanto riuscite ad avvertirlo, comunque non vale più di 1000 euro. Il vero motivo per cui dovresti scegliere invece un Apollo Twin X non è tanto perché è la scheda dei pro, ma perché in un formato così piccolo ci permette una quantità di funzioni che sono quelle normalmente di un mixer professionale. Quindi per quelli di voi che hanno intenzioni bellicose e hanno intenzione di fare qualcosa di un po' più grande, quindi ad esempio registrare sia in studio sia in home studio, sia in giro in viaggio perché la scheda è veramente piccola, sia invece in sessioni in altri studi o con collaboratori in cui avete bisogno di registrare con molti microfoni, gestire più sistemi di ascolto, avere funzioni rapide che vi permettono di registrare più o meno già come sarà il mix finale, questa scheda potrebbe fare al caso vostro. Inoltre, come abbiamo visto, qui dentro c'è un intero studio di produzione e di registrazione a livello di plugin che occupa 0 sulla nostra CPU e che introduce 0 a livello di latenza. Veramente niente male, perché collegando questa a un qualsiasi Mac che sia in grado di registrare semplicemente qualche traccia audio, anche se non abbiamo l'ultimo modello, avremo uno studio portatile estremamente veloce ed estremamente ricco di timbriche. Fammi sapere nei commenti quale delle due schede è la tua preferita. Le trovi tutte e due su strumentimusicali.net e trovi il link qua sotto in descrizione. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale. Mua!